cari, Italia che forza, che anni va veloce, cacolo e corna. Prepariamo oggi la scaccia di pomodoro, prezzemolo e cipolla. Gli ingredienti sono la passata di pomodoro, formaggio, prezzemolo e cipolla. Uniamo il tutto, la pentola col pomodoro, prezzemolo, e il formaggio. Mescoliamo. L'ingrediente è pronto per essere messo nella nostra foglia di pasta che già abbiamo predisposto al tavolo. Allora, diamo una sistemata sulla nostra foglia di pasta. Distribuiamo il pomodoro con gli altri ingredienti. E ave la pancia come una botte quando cammina fa ridere a tutte. Quell'aria è più l'aria idda non ce n'è. Questo è un procedimento da fare molto veloce, in quanto il pomodoro morbido può ammorbidire troppo la pasta e avere una difficoltà poi nel sistemare la pasta nel vassoio. Mettiamo un po' di olio. E giriamo subito la pasta. Quell'aria è giullaria idda non ce n'è. E io prie a San Giovanni caccia corsa le so anni. All'aria è giullaria idda non ce n'è. E io prie alla Maronna caccia corsa le so iorna. Quell'aria è giullaria idda non ce n'è. Tagliamo a misura. E io prie io lo Signore caccia corsa le so ore. All'aria è giullaria idda non ce n'è. Il piatto è pronto per essere infornato. Allora, abbiamo preparato le nostre scacce. Prima di infornare passiamo dell'uovo crudo di sopra. Questa è la focaccia di pomodoro, prezzemolo e cipolla. Una volta passato l'uovo, abbiamo tutto il forno pronto e inforniamo le nostre scacce. Il forno deve essere a temperatura di 300 gradi circa. Allora, abbiamo preparato le nostre scacce di pomodoro, prezzemolo e cipolla. Passati 30 minuti di quando le abbiamo infornate, vediamo se sono pronti. Le nostre scacce sono pronte. Buon appetito. Compare e comare, ora che t'ha mangiato e t'ha bevuto, prima che venite, arrordatevi un proverbio antico. Che cu campa geloso, muore cornuto.